Dopo Menia anche Verbania ha inaugurato la panchina gialla, Domodossola la cerimonia è invece in programma la prossima settimana. Il VCO con le panchine gialle, colore scelto per simboleggiare la campagna di sensibilizzazione sulla malattia dell'endometriosi, vuole portare il tema all'attenzione dell'opinione pubblica. Si stima che la patologia, i cui sintomi spesso si manifestano con dolori mestruali forti e durante rapporti sessuali, colpisca tra il 10 e il 15% delle donne in Italia e sia anche causa di subfertilità o infertilità nel 30-40% dei casi. Spesso la diagnosi avviene in ritardo, spiega infatti la dottoressa Erika Dele Mussi, ginecologa all'ospedale Castelli di Verbania, tra i 7 e i 12 anni dopo la comparsa dei sintomi, ma è una patologia curabile. Se riconosciuta in fase precoce, si può adottare una terapia medica senza necessità di sottoporsi a intervento chirurgico. Sulla panchina inaugurata a Verbania vi è un QR code che rimanda ad un breve video con alcune informazioni riguardanti l'endometriosi e l'invito, in caso di sintomi, a recarsi all'ospedale cittadino per una visita di controllo.